Giorgio Napolitano ha firmato la lettera di dimissioni e lascerà dunque il Quirinale dopo quasi 9 anni di mandato. Subito dopo si aprirà ufficialmente la corsa al suo successore, mentre il presidente del Senato, Piero Grasso, svolgerà per il tempo necessario le funzioni di capo dello Stato. È stato il presidente delle riforme a tutti i costi, elegante e pignolo, come esso stesso ha confermato. Attento ad ogni dettaglio, lavoratore instancabile, profondo conoscitore della vita parlamentare e delle dinamiche politiche dell'intera storia repubblicana. Giorgio Napolitano si è detto contento di tornare a casa. Nel suo ultimo messaggio ha raccomandato agli italiani di essere sereni per il futuro e soprattutto molto consapevoli della necessità, pur nella libertà di discussione politica e di dialettica parlamentare, della necessità di un paese che sappia ritrovare, di fronte alle questioni decisive nei momenti più critici, la sua fondamentale unità. Questa mattina, intanto, al Palazzo del Quirinale è stata ammainata la bandiera del Presidente della Repubblica. Rapina in pieno centro a Teramo ieri sera poco prima delle 20. A farne le spese per la seconda volta in pochi mesi è stata la farmacia di Giacinto, nella centralissima via Crucioli. Il farmacista, insieme ad un cliente, è stato minacciato da un giovane di colore che, armato di siringa, ha costretto i due a consegnare i soldi in loro possesso per poi fuggire senza lasciare tracce. Sembra però che il rapinatore abbia portato via poco più di 300 euro, anche se la rabbia del farmacista è tanta, visto che a nulla sono serviti il sistema d'allarme e le telecamere che è stato costretto a mettere dopo il furto di pochi mesi fa, in cui ha riportato un danno di quasi 70.000 euro. Comunque le ricerche del rapinatore sono già a buon punto e sembra che la polizia l'abbia già identificato. La consigliera comunale di Teramo, Alessia De Paulis, riconfermata lo scorso novembre in seno al direttivo dell'ANCI, ha recentemente ottenuto dal presidente della stessa associazione, Piero Fassino, incarichi di particolare rilievo. Sono state infatti a lei assegnate le deleghe in materia di pari opportunità, servizio civile, politiche giovanili e sport. Si tratta di un riconoscimento molto prestigioso che chiama Alessia De Paulis a una responsabilità di livello nazionale. La stessa De Paulis parteciperà il 15 gennaio prossimo alla riunione del comitato direttivo, cui prenderanno parte i delegati nazionali e il presidente Fassino. Oggi il vescovo di Teramo Atri, Monsignor Michele Seccia, sarà impegnato a Chieti per il consueto incontro della CEAM. Ricordiamo che in tutte le diocesi di Abruzzo e Molise è in atto il percorso di avvicinamento per il 5° convegno ecclesiale nazionale sul tema In Gesù Cristo il nuovo umanesimo, che si terrà a Firenze dal 9 al 13 novembre 2015. Per questo convegno le diocesi italiane saranno presenti con una delegazione di laici, sacerdoti e religiosi, guidati dal vescovo Monsignor Michele Seccia. In vista del convegno nazionale, le diocesi di Abruzzo e Molise si stanno preparando con tappe di avvicinamento attraverso la lettura e riflessione sulla traccia predisposta dal Comitato Nazionale. A tal fine, la Conferenza Episcopale Abruzzese e Molisana ha deciso di organizzare un convegno regionale che si svolgerà dal 6 al 7 febbraio 2015 a Montesilvano e sarà presieduto dal vescovo Monsignor Pietro Santoro della diocesi di Avezzano. Questa ed altre notizie su www.teramoweb.it, la web TV per la provincia di Teramo e per la diocesi di Teramo Atri.